Il bello è che c'è un grande gruppo, voglia di divertirsi tutti insieme quando abbiamo palla e voglia di sacrificarsi quando non ce l'abbiamo. Questo sta dietro al segreto dei gol segnati e di quelli non presi, quindi bravo il mister a dare un nuovo modo di interpretare le partite con un grande possesso palla, cosa che forse all'Italia non era riuscita negli anni passati. E siamo, come detto, siamo su una buona strada, ma per diventare grandi è ancora lunga. Stiamo crescendo, quello è vero, stiamo acquisendo sempre più esperienza anche nei giovani. Credo che in questa nazionale quello che fa più la differenza sia Verratti. È un giovane, non più giovane, perché alla fine ha tantissima esperienza, gioca in un grandissimo club tra i migliori al mondo, però è quello che con più personalità, senza nulla togliere agli altri, anche se davanti e negli esterni abbiamo tantissima qualità che va messa soltanto in moto facendogli arrivare la palla nel punto giusto e nel modo giusto.